Ok, ora siamo qua sul nostro master. Per prima cosa dobbiamo fare una cosa che abbiamo dovuto fare all'inizio quando abbiamo modificato il Docker service. Quindi lancio il comando daemon reload e il comando docker restart, systemctl restart docker service. Ok, poi dobbiamo spegnere lo swap di memoria del sistema operativo perché Kubernetes non lo vuole, quindi sudo swap off-a, ok? E ora possiamo inizializzare il nostro master tramite questo comando kube-admin init. Qua creiamo un network appunto per Kubernetes e qua appunto gli dichiariamo il nostro server master, l'IP del nostro server master e quindi lo lanciamo. E ora la procedura dovrebbe prendere come vedete qua dice questa procedura potrebbe prendere intorno ai 4 minuti, quindi bisogna pazientare un attimo. Ok, la nostra procedura come vedete è andata a buon fine e ora non ci resta che salvarci questa chiave qui da qualche parte su un file in modo da tenerla via perché ci servirà per collegare i nodi, quindi io me la salvo qua in un file txt. E poi, ok, qua abbiamo salvato la nostra, appunto, il nostro codice per connettere gli slave, però quello lo andremo a fare dopo. Prima dobbiamo seguire anche questa procedura. La prima cosa è creare questa directory tramite come regular user, quindi non come sudo. Poi dobbiamo lanciare questo comando che va a copiare dei file di configurazione all'interno di questa directory e qua appunto gli diamo credo dei permessi, quindi sudo chown. Ok, poi come vedete qua ci dice ora tu puoi deployare un pod network nel cluster. Per farlo lancio questo comando con una delle opzioni presenti in questo link che ci danno, quindi ora ci colleghiamo a questo link. Io per sicurezza mi copio anche questo all'interno del mio file, per così posso appunto recuperarlo nel caso mi perda. Quindi ancora un attimo qua. Quindi dobbiamo andare su questo sito internet qui, che è qua, e appunto qua ci dice appunto di caricare qualcosa per gestire il nostro network. Come vedete qua ci dà tutte queste opzioni: ACI, carico, canal, Qlium e un po' di cose, flannel. Direi che i due forse più usati sono carico e flannel, quindi dobbiamo scegliere tra uno dei due e quindi ora proviamo con carico, vediamo dove andiamo a parare e vediamo come possiamo gestirlo. Install carico Kubernetes quick start. Okay. Per farlo credo che dobbiamo appunto lanciare questo comando kubectl apply-f e poi in automatico dovrebbe appunto prendere la configurazione presente qui in carico.yelm. Proviamo, quindi allora qua facciamo un clear. Lo lanciamo, vediamo che succede. Ok. Qua ci dice poi di lanciare questo comando per vedere che i pod siano funzionanti. Quindi lo lanciamo. Come vedete, ok, ci dà questi pod funzionanti, ma lanciamo solo senza watch. Ok, quindi abbiamo. Ok, ce n'è uno ancora pendente, si vede che sta ancora per essere scaricato. Ok, è quasi finito di caricare tutti i pod, manca solo questo. Poi credo che il più importante di tutti sia questo pod, questi pod chiamati core DNS, dovrebbero appunto essere quelli che ci permettono di coordinare la nostra rete. Quindi aspettiamo un attimo. Ok, tutti i pod sono funzionanti, sono attivi, quindi ora credo che possiamo passare a collegare i due slave.
Quindi ora possiamo collegare appunto i due slave, quindi andiamo sullo slave 1, andiamo a prenderci il codice che abbiamo salvato prima, questo, e lo andiamo ad incollare qui come su, oh scusate, anche qui prima dovete effettuare la procedura questa qua di System Daemon Reload e System Restart Docker Service e anche lo swap della memoria, cosa che abbiamo dovuto fare al principio quando abbiamo modificato, quando abbiamo fatto un'installazione eccetera, ma mi sono dimenticato. Quindi andiamo a cercare lo swap di memoria, swap off, ok, quindi andiamo a bloccare anche lo swap di memoria e ora finalmente possiamo andare a incollare il nostro codicillo, questo qua, kube admin join, per collegare il nostro slave al nostro master. Dobbiamo farlo come sudo, quindi sudo kubeadmin join e poi le chiavi che ci sono state fornite. Ora anche qui a qualche secondo, qualche minuto dovrebbe effettuare la connessione. Ok, come vedete questo nodo è stato aggiunto al cluster. Ok, quindi andiamo a fare la stessa procedura sullo slave 2, anche qui dobbiamo andare a prima fare un daemon reload, poi dobbiamo andare a fare un daemon restart. E poi uno swap della memoria. Ok, swap off. E ora possiamo andare anche qui a lanciare il nostro sudo kubeadmin e ad unirlo al nostro master. Ok, anche questo nodo è stato unito. Quindi ora qua nel master lanciamo il comando kubectl get nodes. Come vedete abbiamo il nostro master, vede anche i due slave, quindi abbiamo master slave 1 e slave 2. Quindi qua avete la dimostrazione appunto che status ready, che quindi le tre macchine si parlano tra di loro, i tre nodi Kubernetes si parlano tra di loro. Quindi direi che per questo quarto tutorial è tutto, il nostro cluster Kubernetes ora è pienamente funzionante e appena sarà possibile farò altri tutorial in cui ovviamente andremo ad operare sul nostro cluster e sul nostro Kubernetes e quindi appunto installeremo applicazioni e altri componenti, però direi che già ora siamo a buon punto. E quindi se questa serie di tutorial vi è stata utile, mettete un mi piace e ci vediamo ai prossimi tutorial.